Buonasera a tutti e benvenuti, bentornati di nuovo in Fallout 3. Siamo ormai al terzo, secondo, quarto, credo terzo episodio ormai qua. Siamo arrivati a creparci perché siamo arrivati in un buon momento per morirci. Perfetto, per fare la cosa mi piace. Eravamo rimasti l'ultima volta che dobbiamo raggiungere Galaxy News Radio, ma sinceramente sapete che io preferisco fare tutto il resto prima. Allora, qui c'è il dottore. Andiamo dal dottore. Ok, porta la baracca. Non posso dormire qui. Se dormo mi recupero tutta la vita. Dai, fate poco gli infami, dai. Comunque, ragazzi, vi dico di lasciare il pollice su per questa serietta qua, perché se no qua non ci continua mica. È la cosa. Non mi andrebbe giù perché mi piace giocare. Ve l'ho già detto che non te la porto lo stesso perché della vostra opinione me ne fotte altamente. Quindi, allora, niente, cerchiamo. Sapevo che c'era un modo per avere una casa qui, ma non mi ricordo come si faceva. Non riesco a ricordarmelo. Ah, c'è un altro colore. Comunque, qui ci deve essere la casa del sindaco. Mi fa entrare? Nah! Mi fa entrare, quindi vuol dire che il sindaco è in giro. Devo parlare col sindaco. Uffa, due palle. Qui chi è? Lucy West. Non ti Molto riconosco. piacere, Sei in città signorina. da poco? Sì, sono qua da poco. Vorrei sono qui per trovare qualcosa da fare. Ha qualcosa Spero da che con fare? qualcosa da fare tu intenda un lavoro, Sì. altrimenti ti conviene parlare. Sto cercando qualcuno per fare una consegna. Beh, sì, dai, perché no? No, dai. Fantastico. Vorrei che portassi questo messaggio alla mia famiglia nell'insediamento di Ah, devo Arefu. portare un messaggio alla sua famiglia. Va bene. Va bene, va bene. No, so dov'è. So dov'è, però mi faccio dare informazioni così a vedere se mi sblocca. Ok. Vabbè, me ne vado, dai. Hai rotto i coglioni. Ok, questo. Mi Santo dica, signore. cielo, proprio quando stavo per Agli occhiettini arrendermi. cinesi. Qualche Cara ragazza, sono molto felice di conoscerti. per me, Sono signore, è un il piacere signor conoscerla. Burke. E tu? Beh. Signor Burke, vero? Ti prego, continua questa storia. Davvero? Non capisci? Sei. Ah, sì, perché sì, non posso. Diciamo che mi sta convincendo a far esplodere la città. Perché dato che non sto da nessuna delle parti, sono nuova, allora mi sta dicendo che devo. Oh, Sì, ho detto di no. Perché se distruggo la città perdo un casino di queste. Sinceramente, ho un suo voglia di perdere le queste. Però adesso che so che questo tipetto qua vuole far saltare l'aria della città, io faccio lo stronzo. Vado dal sindaco e vado a fare la sgamata. E allora, gente, che succede? vado a dirgli come vanno le cose. Ciao vecchia. Dov'è il sindaco? Devo parlare col sindaco. Dov'è il sindaco? Sindaco. Oh, cercava proprio te. Cerchi ehi là. Ehi tu, buonasera. Si avrebbe. Allora, ho incontrato un certo Boots. Diceva che avrebbe pagato per far esplodere una bomba. Cosa ha detto? E se chiede. Buona idea. Ok, allora. Attenzione! Attenzione, attenzione! Dove? È impazzito! È impazzito, è impazzito! Corriamogli dietro, è impazzito, c'è il fucile, noi andiamo. No, vabbè, pur con comodo, io aspetto. Ehi, tu! Andiamo, dai, per piacere, va là. Dai, ti do la mano, lo picchiamo in due. No, scherzo, dai. Dai, dai. Arrivo, arrivo. Ah, cosa è successo? Non vedo una mazza. Ho fatto la battuta. Comunque, ma dove se va? Oh, rallenta! Non gli sto dietro! Rallenta! Donna mia, corre! È uno Schumacher! Non è una persona, è Schumacher! Comunque sono arrivato. Ehi, sono felice che tu sia di Eccolo nuovo qua! qui. Vediamoci la scena. Ehi tu, Burke, spiega cosa fai a Megaton. Scusa, sceriffo, di cosa stai parlando? Sai benissimo di cosa sto parlando. La bomba. Vuoi farla esplodere? No, Sei fuori di testa? no. Ok, è andata bene. Guardare Lo era so, voluto so. molto tempo. Ora Stare prendo uno difeso. straccio. Ehi, Hai fatto un brutto errore di battaglia. sono felice L'ha che tu sia di nuovo qui. ammazzato! È difficile farlo andare via dal pavimento. No! No, ma poverino! Poveri, in teoria poteva anche rimanere in vita, in teoria.
No, non mi ricordo come si faceva. Puoi anche indossare il suo distintivo. Papà diceva, oh, non importa. Chi si occupa di te adesso? Beh, non si occupa nessuno. Mi dispiace. Io ci ho provato a fare la cosa giusta, però vedi, a fare la cosa giusta non ci attecchi mai. Che cazzo, io sono sopravvissuto, lui no, ma povero bambino, cosa aveva fatto di male lui? Vabbè, comunque, morale della favola, io devo andare a dormire. Quindi, morta una persona, un bambino è rimasto orfano, perché? Perché devo andare a dormire, scusi. Ale, no, non ho la chiave, fate infami. Quindi la chiave è dentro la casa del vecchio sindaco, ok. In teoria me la dava lui, però dato che è morto, direi che la chiave non ce l'ho più. Ce l'ho più. Non mi dire che l'ho persa. Dai, non mi dire che l'ho persa, dai, seriamente. Seriamente, non mi dire che l'ho persa, beh, perché mi viene da piangere. Dai, seriamente, chiave necessaria, dai. No, dai, quella mi serve. Dai, non mi dire che mi tocca andare a cercare. Mi serve la chiave, solo che la casa, la chiave, me la può dare solo il sindaco. Mi tocca ricaricare un salvataggio, no. Che pirla. Niente ragazzi, devo ricaricare un salvataggio, quindi ci vediamo tra poco quando sono riuscito a prendere la casa. Non adesso. Guardare è gratis, per il resto devi pagare. Hai fatto un brutto errore di... Cioè, non ho capito, fermi tutti. Sono riuscito a interrompere il dialogo, siamo usciti fuori e lui ci ha crepato lo stesso. No, spiegami un po' sta cosa, com'è stato possibile fare ciò? È stato fattibile, perché ci è crepato, quindi c'è stato molto fattibile, direi. Non è stata una bella giornata per il professore qua, direi. Come cazzo si prende la casa di Megaton? Adesso lo cerco su internet, perché non è possibile. No, ok. La posso disarmare, quindi? Provo. Ah, deve avere abilità esplosivi di 5 superiore. Viac! Che sfiga. Comunque, niente, lo sceriffo è morto. La casa la posso prendere probabilmente più avanti e me ne farò una ragione. Vai, mo. Mi scoccio di far tutto di nuovo. Allora, vesti, mettiamo il provino di prima. Vale. Sono come lo sceriffo. Tac. Niente, allora, mettiamoci anche un po' più armati, perché sinceramente andrò sempre in giro con una mazza. Fucile d'assalto. Col fucile d'assalto non si scherza. Niente, devo trovare Galaxy News Radio. Che in teoria, se parlavo di più col sindaco, mi diceva anche dove stava. E avevo pure un punto di partenza, ma dato che sono molto furbo, non gliel'ho chiesto. Perché sono molto furbo. Niente, esploriamo poi. Oh, c'è una città. Ah, si fa interessante la cosa. Oh, buongiorno. Buongiorno. Oh. Madonna, c'era brutta come la fame. Carne di formica è buona. Era brutta comunque. Ma brutta. Quindi qui ci sono le formiche giganti. E la cosa non mi tranquillizza, onestamente parlando. Però a me il paesaggio mi piace troppo. Ma il paesaggio è una cosa che non è che amo. Io quasi quasi lo sposo il paesaggio di sto posto. Ok. Allora io sto cercando qua in questa città Un bambino. Vediamo se ho il culo di beccarlo. Questo è il posto dove dovrei arrivare dopo che ho incontrato il bambino. Quindi sono un po' troppo avanti, in effetti. Grazie, mi fa saltare. Eccolo, laggiù. Trovato. Eccolo qua. Attento, bambino! No, qual è il problema? Calmati ragazzo, calmati. Ci penso io. Io sono una donna tenace, penserò io a te. Sì, ho bisogno di saperne più. Ti do una mano io, cercherò tuo padre. Praticamente, qualsiasi cosa tu possa fare. Forse questo potrebbe essere...
Cosa mi dà anche? Mi ha dato una chiave della discarica, grazie, una chiave per una discarica, molto gentile. Adesso tu nasconditi da qualche parte mentre io mi difendo dalle formiche qui. Allora ragazzi, voi vi chiederete, è una formica, che cazzo vuoi che faccia? Volete vedere cosa succede se mi avvicino troppo? Ecco cosa succede se mi avvicino troppo. Oddio. E bruciano, eh? E bruciano queste. Ok, seriamente, seriamente. Gli ho detto di nascondersi qui dentro. Infatti qui dentro c'è il bambino qui dentro. Quindi niente, suo padre ha bisogno di aiuto perché... Ah, no, 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 no,
no, c'è un'altra. Via, via. No, c'è un'altra ancora. Via, 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 via. No. Ci fa sedia la cosa, ci fa sedia, se fa sedia, devo fuggire. Un'altra! Via, 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 via! Devo scappare. Ecco perché io odio questa missione, perché è suicida. Ok. Oh. Ok, sono lontane. Ok. Oddio, c'è avuto abbastanza pericolo stavolta, Dai, però, in qualche maniera... A parte che credo di essere ancora in pericolo. Cazzo, mi stanno inseguendo ancora, ma siamo seri? Dalle chiavi mi stanno inseguendo ancora! Ma Cristo! Fate con le formiche, sono infami! Sono infami! Bene ragazzi, direi che anche per stavolta il video può concludersi qui. Stavolta siamo riusciti a incontrare gente molto brutta. Gente, formiche molto brutte. Sta attenta anche a quel posto là perché è molto pericoloso. E non dico altro perché non voglio spoilerare la missione, però vi dico che è molto suicida. E se lo prossimo episodio, secondo me, se continuo questa missione sarà molto divertente. Per voi vedermi, io spero a farla. Quindi ragazzi, vi ricordo di lasciare il pollice in su se vi è piaciuto questo video. Ricordo di non lasciare la sua nuova piaciuto questo video. Commentatelo, condividetelo dovunque, anche al cesso, mi raccomando. E niente, anche per stavolta, se volete continuare la serie, mi raccomando, ditemelo nei commenti. Posso dire che è finita.